del pretore di Firenze s'arrangiava. Campava a buone vie, come si dice. Figlio di padre ignoto, senza mince, faceva un mariulo per campare. Marciava bene, un vestitiere inglese, la scarpa mocassino su misura, a camminza d'estate una pittura, a cravatta marrò petit pois. Come va detto, non sa faceva, né con niente né con un parente. Campava solo, non leggeva niente, ma un codice, o poteva declamare. Per una manovra, che finita in vita, non scippa una bazzocca, gli è tadita. Nemmeno un pizzo o un mustaccio finto che la vota o potete ne salvare. L'ammonimento già l'aveva avuto. Due volte sorvegliato speciale, si spuzzoliai una Pasqua e due Natale, con uscista a fava secca e ho cantato. Quando scelte, Vicenza ci pensai. S'ha da perdere un nome de pretore se non trovo un santo protettore che mi protegge in terra e in al di là. E chi sceglie? Chi piglia? Finalmente chi la cerca trova. Pensa e pensa, se scegliette un santo e conseguenze che meglio disse in cielo non ci sta. Padre Gesù, marito da Maronna, imparentata a Sant'Anna e San Giacchino, e se non mi può proteggere a puntina, ma qua San Giuseppe mi proteggerà. Arrubava la Sanna Fiorella, non furto, non lumina e due cannelli. Era caduto un cuore che dinte in meno, San Giuseppe faceva rispettare. Io mantenevo il 19 marzo, o il giorno di San Giuseppe. Addirittura se si trovava un coppa una questura, non si stava qui, da manca là. Campanna in questo passo, si capisce. Pure se ti protegge un padre eterno, qualche duno ci sta, pure all'inferno, cambizza la coda per te scubinà. La mattina, a piazza municipio, sfilando un portafoglio, un signore, chiste, chiulleste, ferma il depretore, un catasta con tanta abilità, faccia un camion. Non contento di averlo sbudicata una mascella, o lassa, mette mano alla rivoltella e tira, senza scrupolo e pietà. Le pretore cadette, è morto, io no, sospiro ancora, la alzaina a terra, e lesto lesto suo curtaina, dinte una carrozzella, può salvare. Mezzo stunate, una mano in infermiere, un fiede in medicina affumicava, e mentre un chirurgo s'accostava, le pretore già stava in al di là. Cui pieda fuori, e un cammasone e musollino, pallido e scaruso, era ne sì un poco curioso, ma l'anima si resterà così. All'ero e zumbattian, sa far mai foro o palazzo e Dio, non so portone, spustai con forza una maniglia ottona, sbattendola due volte da chiamare. Sarà detto uno sportiello quadrato, e come a guardaporto, s'affacciai, una cave e provolone caspiai. Nom, cognom, patria e qualità. E a chi volete? Voglia San Giuseppe. Ma siete atteso, siete canesciuto. Ma sono addirittura ben voluto. San Giuseppe mi ha fatto salire a capo. E allora ci tenete appuntamento. Così credo. Voi dite, de pretore, chi la cavaciglietta protettore, vuol sapere mo che è morto che ha da fa. Se vi ho detto, sportiello, de pretore si è detto o passo che si allontanava e dopo poco si è detto che tornava giustamente e risoluto a camminare. Era appena un sportiello nata volta, o provolone, tutta amareggiata, dicette: De pretore, ti sei sbagliato, San Giuseppe ha risposto, e che già fa? Se è morto, se mettesse in mezzo ai morti, chi lo sa questo Vicenza de pretore? Stava parlando con nostro signore, o qua la ditta, e là se ci parlava. De pretore, Romanetto pensarioso, poi dicendo, ma che è malafede? E l'ampa se sapeva consumare. È meglio che ci vada una volta, facendola capire che sono deciso. Che se non tra, se rumano in paradiso, faccio correre i guardi all'aldilà. Dopo aspettate così una mezz'ora, son detto che oh, Curtona sarapeva. E tanto do un rumore che faceva, Vicenza si son detto spunchiamo. Poi, quando sarapetto tutto quanto, vedete a San Giuseppe che scendeva in un scalone indurato e che diceva, ma chi sta de pretore, chi sarà? De pretore, che una faccia tosta, o io tutto, che la mano stesa. Sono de pretore, o figlio della torresa, mi hanno sparato una mezz'ora fa. T'hanno sparato? Un povero guaglione. E chi è stato che ti ha fatto un malamento? Ma allora non sapete proprio niente. Voi in paradiso che c'è stato a fare? E la vissima sapeva che sono morta certamente pure colpa vostra. Io rubavo sicuro a bella posta sapete che gestivo voi a capo.
sicché tu sei un morto mariuolo. Gnor no, mo che sono morto sono con esper. Un mariuolo vivo se fa questo non fa per morire, ma per campare. Giusto, dice San Giuseppe. Però Cangop, su ragionamento, difficilmente dinta in un momento cagna una legge antica che c'è sta. Chi ha roba in vita è sempre mariuolo. E dopo morte resta segnalata se o mariuolo fosse perdonato o fuoco eterno che ci stesse a fare. Dicete delle presure. Io che ne saccio. Io non posso capire tutte queste leggi. Chi tiene a San Giuseppe come protegge? San Giuseppe che ha già da pensare. Prima di tutto, dicete San Giuseppe, sta protezione, se tu me l'hai cercata, tu te l'hai vista e tu te l'hai pigliata. Non capisco perché te l'aveva data. Ah, ovvero, e tutte quelle fiorelle con voi fotografate e colorate. Io certe volte mi sono debitata per il cannello all'uoglio. E mo che fa? Mo mi dicite, c'è sta una legge, con mariuolo è sempre segnalata. A me se non mi avessero sparata, fosse morta per la fama San Giuseppe. Mo tanto bello, non facciamo storia. Parlate in confidenza con il signore, decite la vicenza del pretore, l'ha già protetto, faccio resta qua. E se mi dice di no? Peggio per voi. Callogo un dopo non contate niente. Per chi lo che ha speso stringe i denti, ma voi ci avete perso in dignità. San Giuseppe, in un poco pensarioso, si avviaia con lo scalone a malincuore e si trovai in presenza del signore con l'occhio in terra per non guardare. Giuseppe, che cosa c'è? Caro maestro, va trovo come chiude e come state, ho fatto che mi sento sconcertata, non saccio come avesse a cominciare. Fuori c'è stato un mariolo morto che si chiama Vicenza de Pretore, siccome mi scegliette protettore, giustamente volesse restare qua. San Giuseppe, ma te fosse rimbambito, un mariolo, e dice giustamente, ma tu ti sei stunata veramente. Che stia vecchiaia che ti fa parlare? Che c'è? E voi? Che non siete vecchie? Anzi, se ci pensate, mezzo a noi, o vecchiacchione vera siete voi. Insomma, che si tratta di dignità. De pretore, la rubava, si signore, è molto acceso per sta ragione. Ma poi c'aveva il cannello, che già fa? La vaga di, che non ne sa niente, che conta solamente l'opata eterna, che se n'anda a scendere all'inverno perché la protezione non ci sta. Se voi volete fare sta figura, io non la voglio fare. Sa che vi dico? Vi rimango devoto, frato, amico, ma vi saluto e me ne vado a casa. O padre eterno, dicette, che le ha porto? Però, pensaci buono un momento, perché se poi viene un pentimento, la porta è chiusa, e chiusa resterà.